Oggi torniamo qui con Tombi per un nuovo episodio. L'ultima volta eravamo giunti fino a qua. E onestamente è vero che stavo ridendo come un cretino, perfetto, ricordavo. Possiamo usare il fungo guaritore, cosa che io ovviamente non sapevo. E ora di conseguenza non dovremmo più ridere? Non lo so, però ci spero tantissimo. Posso andare qua dentro? Ok. Dove stiamo andando? Non lo so. Dentro al castello? Che cavolo è sta roba? Questo è chiuso. Questo è chiuso. Oh. Questo è chiuso. Oh, una cosa è arrivata. Scatto animale presa. Cos'è lo scatto animale? Scusate. Adesso io sono curioso di capire che cavolo sia. E... che cavolo è? Non... ah, forse è una caratteristica che ti sblocca a prescindere, senza dover indossare niente, fare nulla. Non lo so. Certo che le altre casse saranno da sbloccare in un qualche modo, onestamente parlando. Bisogna capire come, con quale chiave, però si può fare, si può fare. Sono ancora qua. Beh. Ah, raga, perché sono ancora qua? Non posso neanche tornare indietro. Ma perché sta cosa? Ma io sono tipo delusissimo. Mannaggia il cavolo, un attimo che torno indietro. Un secondo. Come dire? Ci sono rimasto malissimo, raga. Ci sono rimasto veramente male. Di qua ancora non si può passare. Vabbè, come non detto. Perché sta cosa? Quindi ora mi tocca rifare tutto da capo per arrivare lì. Perché appunto... cioè il gioco non mi ha fatto tornare indietro del tutto. Io piango in silenzio. Qui non si può andare. Io piango in silenzio perché... no, vabbè, ma allora... però sei cattivo così, eh. Sei veramente infame. Fatelo di... ah, ecco cos'era che mi dicevate. Quel tipo dove... che... qui c'è un tipo con cui posso parlare. Ah, cosa? Mi hai già trovato? Cercavo di nascondermi. Beh, mi hai trovato, perciò ti darò un consiglio. Alla mia destra, dietro la capanna, c'è un piccolo stagno. Se sai la collina di qua, incontrerai il vecchio tonto. Quel vecchio tonto. Si dice sia un saggio centenario, ma a me pare che borbotti molto. E scusate, però... chi sono? Non importa. Ne parleremo dopo. Io mi chiamo Jan del villaggio nascosto. Ah, va bene. E quindi nascondino. Che è il gioco del nascondino, scusatemi. Mi piace nascondermi, di solito non mi trovano. Se mi trovi ancora ti darò altre informazioni. Non sarà così facile la prossima volta. Sarà un vero spasso, una sfida al buon vecchio nascondino. Beh, buona fortuna, ciao. Sono rimasto malissimo. Dove starebbe sta capanna illustre? Non di qua, vero? No. Qui non posso ancora andarci, vero? No, non posso ancora andarci. Allora niente. A sto punto torniamo dove eravamo prima, dove siamo andati, nella villa lassù. Mi sembra l'unica soluzione. Per forza di cose, non è che vedo molto che succede, perché mi è andato via il segnale così a caso. Meraviglioso, ottimo, ottimo, ottimo. Ok, siamo ancora vivi, quantomeno. Mi è tornato il segnale, benissimo, meglio così. Però io questa parte la odio, posso dirlo, con tutto me stesso. Mamma mia. Parte la odio, raga.
Dall'altra parte, grazie signorino. Che non mi ricordo se è di qua o di là, però in qualche modo troviamo dove andare, no? Non mi interessa al momento. Di costui. Bene, saliamo. E torniamo dove eravamo, perché c'erano altre cose, mi sa, da poter fare, solo che io per sbaglio ho saltato. Era lui il vecchio? Non è lui però il vecchio, vero? No, non è lui il vecchio. Allora, di chi parla lui? Scusate, non ho visto nessuno. Non ho mica visto nessuno io, cioè, non so, ma... I haven't seen Anyone è cipolla poi, vabbè. Comunque, no, quello è Onion. Vabbè, va bene lo stesso. Allora, che bella questa parte. Mi fa sempre schifo come il primo giorno. Mannaggia. Perché? Saltano in faccia, oh. Sti maledetti. Di qua o di là? Non mi ricordo se di qua o su. Al momento ho un vago problema di dimenticanza. No, non penso che sia di qua. Non credo proprio. Però, da qualche parte sarà. Allora. Così. Ok, sì, va bene. Ok. Meraviglioso. Di qua? Ricordo bene? O ricordo male? Ora mi viene il dubbio. Vabbè, qui basta che faccio così, scusatemi, eh. Ma faccio molto prima. No, ma che cosa... Ma cosa c'entrava sta roba? No, ma no, ma... Mannaggia. Mannaggia, oh. Con calma. Forse era qua sotto, sapete? Eh sì. No, non è vero che mi ha colpito. Ma stavo entrando. Ma qua... Sì, era di qua, ok. E bene. E un attimo. Vabbè. Mi sa che dovevamo andare da questa parte. Posso proseguire? Perché no? Ma così mi fai male. Mi fai troppo male in questo modo. Ok. Di qua si andava, mi ricordo. C'era andato, però non mi ricordo se era la strada giusta al momento. Ah, vedi dove spunto fuori? No, invece... Non devo andare di qua io. Io ho una memoria. E dove stava quel pezzo che avevo fatto? Cioè, scusatemi, eh. Allora è di sopra. Non è qui, ma è su. Penso che sia così. Penso e spero, eh. Che ora ho qualche dimenticanza. Non è vero, io mi ribello a questa cosa qui. Mi ribello perché non è vero assolutamente. Ecco, così va meglio. No. Mortacci tua. Di chi non te lo dice. Così. Ok. Non è vero. Ok.
No, ho sbagliato. No, è una madonna. Ok. Ma cosa ti spingi? Ma cosa ti spingi? Era qua, mi sa, che c'era il signore che se n'è andato. C'era un signore lì. E ora si può appunto andare avanti. Oh, avevamo fatto questa? Adesso non mi ricordo bene, però. Penso di sì, eh. Non ne sono sicuro, ma penso che sia così. Quindi devo rifare tutta questa parte. Ma siamo pazzi? Ma io non ce la farò mai. Io non ce la farò mai. Io non ce la farò mai, raga. Il monte lassù. Ah, vuole essere un attore. Ah, quindi devo fare in modo che piango e rido. Per fare in modo che mi sblocchi la strada. Giusto? Ok, vediamo se funziona. Vediamo se funziona sta roba. Beh, io l'ho fatto, eh. Ma l'ho fatto! Ah, forse devo prima ridere e poi piangere? Però che senso c'ha? Basta che lo faccio, no? Aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo un po' se funziona sta cosa. Ah, vedi, no? Ok, ok. Ok, è molto utile, sì. Però ora devo piangere, giusto? Manca ancora qualcosa. Con che faccia posso esprimere la mia tristezza? Il broncio più grande. Quindi devo andare lì e farmi colpire. Vabbè, adesso inizia a ridere come un coglione. Finché non trovo la cura. Mortacci sua. Vabbè, senti. Era questa? Sì. No, no, no. No, no. Ma porca, non ci credo. Voglio. Aspetta, aspetta, che devo piangere. Devo piangere. È chiuso, perfetto, niente. Se funziona questa. Ok, ok, ok. No, no. Porca miseria. Mortacci di Pippo. Facciamo così. No. No, no, non doveva andare così. Ok, perfetto. Così va benissimo. Vediamo un po'. Oh, finalmente. Questa è davvero una faccia triste. Capisco, devo riuscire a ridere e piangere come hai fatto tu. Sì, ce la farò se mi esercito. Beh, io anch'io mi sono molto esercitato a fare questa cosa. Ok, quindi broncio più grande. Fatta anche questa missione. Oh, quasi dimenticavo. Il più anziano si è appena diretto al monte. Voleva vederti per qualcosa, devi andarci subito. Raga, dove sta il monte? Io non mi ricordo dove sta il monte in questo momento, cioè. Non so, io ho una vaga. Raga, io ho l'Alzheimer, non so dove devo andare nella mia vita, figuriamoci in un gioco, cioè. Ah, è qua il monte, perfetto! Sacco del maiale furioso. Era lo spirito cattivo del monte della Fenice. È la prova che questo monte è vittima di un incantesimo. Se senti ancora qualcosa di simile, significa che ti trovi in un luogo incantato. Cerca in quei posti i sacchi del maiale. Per trovare i sacchi del maiale, cerca nelle zone finite sotto un incantesimo. Ok, va bene. Ho ricevuto il messaggio, carissimo. Quindi? No, non da capo, non da capo. Ho capito. Quindi devo andare su? Oh, cavolo. Ma
che è sta roba? Ah, sono tutto bagnato. Sì, però c'è. Ok. Ho sentito che l'uccello gigante che vive su questa montagna può portarti là. La fenice? È nota come il signore dei cieli. Ok. Il signore dei cieli. Il raffreddore. Vabbè. C'ha il raffreddore. E scappa. Fidati, devi scendere subito da questa montagna. Ok, mi stanno facendo paura. Ma che è successo? Che sta succedendo? È fortissimo. Un attimo, eh. È difficilissimo controllare. Ma non così. Che fine ha fatto la musica, raga? Come faccio? Un attimo. No. Perché scompare la musica per tipo 5 secondi? Che bastardata. È bastardissima sta cosa. Ma che cazzo? Vabbè, raga, però. Aspetta che forse trovo il modo. Senza farmi ammazzare. No, sei stronzo, però. Non posso arrivarci? A quanto pare no. Non si può arrivare lì. Che parte del cavolo, aiuto! Ma vaffanbagno, va. Ma poi chi è quello? Perché non salta, sto... Mamma mia! Non salta! Aspetta. Non mi salta! Ma viene da bestemmiare a me sta roba. Ok, devo stare tranquillo. No, tu che cavolo c'entri qua? Lui non c'entrava nulla. Ma che... Guarda che roba. Aspetta. Fammi andare per favore che non ce la faccio più. Fammi andare che fra poco ne tiro una, quindi... No, non è ancora finito. Io perché? Che cos'è sto coso, tra l'altro? È fatto apposta? Fatto apposta, a quanto pare. Dammi la vita. Grazie. Mannaggia, oh. No. Cosa sta succedendo? Dove mi porta? No, ma non ci penso neanche. Tu stai scherzando. Cioè, ma che è? Sotto al Pontos, eh? Qui devo ridere, mi sa. Sorridi. Qui devo arrivarci con la cosa. Aiuto, è buggatissima sta cosa. Aiuto. Danger, perfetto. Questo cos'è invece? Al calamalarsi del... Come cazzo è scritto? Vabbè, va bene lo stesso, eh. Non ho capito niente.
Non è che non posso fare altro io, eh. Aspettate, ma cosa mi rappresenta sta roba, me? No, andiamo giù. Andiamo giù, per favore. No, ma perché? Ma io sto odiando un casino da sta parte. Cosa sto facendo, raga? Ma no, mani morte. C'è qualcosa là sotto. C'è qualcosa là sotto. Ma questo cosa vuole? Ma stiamo scherzando. Ma porca miseria. E come ci si arriva lì sotto? Ma non così, ma non così. Ma mannaggia tutto. Ma perché? Deve essere così complesso. Ma la fisica, oh. Sì, sì. Sì, entra. Ti prego, non so dove sto andando, ma tu entra in quella porta. No, 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 no. Aspetta, cos'è questo? Una grande serratura. Aspetta, c'è una chiave io però, scusatemi, eh. Non serve. Ma vai a quel paese, vai. Non serve, sì che serve. Aspetta, aspetta. Non so cosa sto facendo, ma va bene lo stesso. Va benissimo. Questo chi è? Oh, oh, oh. Vuoi incontrare la Fenice? Sì. Lascia perdere, bene. Bene, grazie. Grazie. Ah, perché mo è vecchia e scarsa. Va bene, è colpa delle tempeste. Perché non riesce a trovare da mangiare, di conseguenza se non mangia. Sai dove finiresti? Oddio, ci stiamo andando con la Fenice però. Ha un'aurea potentissima, sta Fenice. Non è che sta girando molto bene, infatti dove cavolo siamo finiti? Aiuto, ho paura onestamente a capire dove siamo finiti. E potrei... Ma che cazzo? Il sacco del maiale topo? Ma dove cavolo siamo? Ragazzi, io mi fermo qua. Non so neanche dove sono. E che la dice lunga su come io stia andando. Come si fa già ad arrivare? Ecco, perfetto. Salvo. L'altra volta comunque avevo salvato alla fine. Non mi ero dimenticato. Grazie comunque per avermelo detto. E vi ringrazio molto e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!